Ce l'ho. Allora, però questi alcuni della chat l'hanno già sentita. Vi ho mai raccontato quella volta del mio incidente quando mi hanno preso sotto con la bici? Allora, succede che... Allora, questa va su YouTube. Questa deve andare su YouTube. Allora, facciamo così. Nur! Guardami negli occhi, Nur! Questo va su YouTube, quindi dobbiamo fare una piccola intro. Facciamo così. Se te lo stai chiedendo, sì, sono in live su Twitch, quindi... Vai con la intro, maestro! Sì, lo so, sembra cringe quando faccio le intro, però ve lo giuro, è così. Succede, chat, che come si dice, in quarta superiore, ve l'ho già raccontato nel primo episodio, io odiavo andare a scuola col bus. Che è successo? C'è stato un periodo in cui, invece che usare il mio fottutissimo pullman, usavo la bici. Ok? Vabbè, succede che uno dei tantissimi giorni in cui prendevo la bici, dico, perfetto, vado a scuola in bici, era una bellissima mountain bike, con su scritto sopra Ripper. Ripper. Vabbè, prendo quella mia bellissima bici e volo a scuola. Quel giorno mi ricordo che avevo informatica. Il mio prof di informatica, ragazzi, era un figo della Madonna. Vabbè, fatto sta. Vado a scuola, faccio tutto quello che dovevo fare. Finisce e devo tornare a casa, ok? Mentre torno però c'era un problema. Stava... Non era una pioggia, era più una pioggiarella. Avete presente, no? Quando scende un po' d'acqua. Fa schiuma, ma non è un sapone. Quella robetta lì che un po' scivoli, un po' non scivoli. Io prendo la mia bici e vado, no? Torno a casa, passo per il centro, arrivo a inizio centro città. E succede che avevo una macchina di fronte. Freno, le ruote scivolano e riesco con i piedi, tengo per terra e riesco a riprendere la bici. Ho detto, cazzo, stavo per rischiare un incidente. Riesco ad arrivare finalmente il più vicino possibile a casa. Ormai avevo fatto tutto il tragitto, finché non ho davanti questa rotonda, ok? Questa rotonda aveva una, due, tre, quattro uscite. Ah, però era una rotonda piccolina, no? Era una rotonda tipo di quelle minuscole. Fatto sta che a un certo punto io prendo e dico, ok, guardo a destra, guardo a sinistra, non c'è nessuno, e decido di uscire dalla mia rotonda. Mentre esco dalla rotonda, cosa accade? Arriva questa rotonda qua, io arrivavo da qua. Faccio tutta sta stradina, stucchi, 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 e arrivo qua, ok? Arrivo esattamente qua. Guardo a destra, guardo a sinistra, guardo avanti, non c'è nessuno. Entro in rotonda, io entro in rotonda, chat, qua, ero esattamente qua, su questo tombino. Arrivo qua, ormai mancava tantissimo così per uscire, arriva una cazzo di Citroën come questa! Una Citroën come questa! Grigia! È sta stronza! Sta stronza! Palese! Sta bastarda! Sta piccola bastarda! Io ero qua, arriva qua la Citroën, mi prende, mi colpisce la bici... Da qua, quindi inizio stop, mi ritrovo non so come qua. Ho fatto un volo di 2-3 metri che neanche... Raga, oh, il cazzo di bowling. Mi ha preso, mi ha tirato, boom, tutto dritto sono andato. A questo punto, fortunatamente, la signora si ferma. La signora si ferma perché, cazzo, ne hai preso sotto uno, non vuoi fermarti? E quello che sento erano parole rassicuranti. Erano delle parole rassicuranti per un semplice motivo, chat. Perché appena esco, sento la signora e il figlio dire... Il figlio esce dalla portiera e fa... Mamma! Te l'avevo detto che ne avevi preso uno sotto! Dai, limone, signora! Te l'avevo detto? Che ne avevi preso uno sotto? Che cazzo vuol dire te l'avevo detto che ne avevi preso uno sotto? E lei fa, non lo so, è arrivato dal nulla, puff, è comparso. È comparso? Mamma, te l'avevo detto. Che cazzo vuol dire? Vuol dire che se sta stronzo non era in macchina con sua madre, era andato. Può succedere, non può succedere, ve lo dico io. Cristo in Dio, che poi non è che dite, vabbè, Revel, sei così. 1,90 m per 85 kg di pura bellezza. E non mi vedi? Ma state scherzando? Che poi dite, vabbè Revel, è finita qua la storia, no? E secondo voi finisce qua la storia? Succede che mi tiro su, ok? 1,90 solo di minchia, no ragazzi, 1,90 se... Avete Amazon Prime, fate la sub in modo totalmente gratuito, senza spendere un solo euro, supportando così Revel avere una minchia di 1,90 m. Vabbè, fatto sta. Ok, accade una cosa però. Accade che sta stronza stava provando a fare una roba... illegale. Io tiro sulla bici e c'era la bici, chat, che aveva una ruota a 90 gradi. La mia ruota era diventata questo.
E la prima cosa che la signora ha fatto è stata: ma guarda, se vuoi ho 50 euro, li vuoi che ti ripaghi la bicicletta? 50 euro? Questa bici l'ha pagata 100, signora. Volevo provare a spiegargli un po' di soldi. Però cosa è arrivata? È arrivata la paladina della giustizia, che ringrazio ancora, perché praticamente è arrivata questa qua, top snitch di tutte, e fa: no signora, non gli dia i soldi, ho già chiamato la polizia. Questa qua aveva snitchato il fatto che una signora mi ha preso sotto, no? Allora cosa accade? Accade che io chiamo mio padre e faccio: pa, guarda che ho fatto un incidente, ma nulla di serio. Mio padre lavora in questo ristorante, e se tipo ordinate su Just Eat, boh, scrivete tipo salutami X2 Marco. Vabbè, fatto sta, ritorniamo alla scena del delitto. E succede che faccio: pa, guarda che ho fatto un incidente, ma nulla di serio. Da Ripper a Melissa P, un attimo. Mi fa: guarda, best frase ever di un padre, perché ragazzi, mio padre... Io sto finendo qua di fare una pizza a un cliente, facciamo che ti mando Mara. Mara è mia cugina. Arriva Mara, vi dirò, ci sono rimasto tanto di merda, perché la prima cosa che è successa, io praticamente ero in piedi con la signora che mi ha investito e il figlio. E la prima cosa... Ciao Mara, se ci stai guardando innanzitutto. E la prima cosa che Mara ha detto con... ha detto alla signora che c'era di fianco è stata: preparatevi. La prima cosa che Mara ha detto a questa signora è stata: porca miseria! Ah, non è vero. Ma ciao! Ma da quanto tempo non ci vedevamo? Ma come stai? Ma come sta? Piccolo appunto, la signora che mi ha preso sotto era la prof di francese, la ex prof di francese di Mara. Seguita dalla frase: che peccato incontrarci in questa situazione. Con io rivolto per terra e con l'ambulanza che doveva arrivare per prendermi e portarmi al pronto soccorso. No, non ridete, non fa ridere. Porca miseria! Ma quanto fake! Io, regà, ve lo posso assicurare, è la storia più real che mi sia successa, perché è stata una serie di sfortunati eventi che Cristo il Dio, non... Io sono sicuro che se la gente si fosse messa d'accordo non sarebbe mai uscita una roba del genere. E sapete qual è il bello dei piccoli paesi? È che quando succedono queste cose avete una probabilità alta così di investire qualcuno che conoscete. Quindi, per concludere bene questo video, ragazzi, se siete in bici e piove, non prendete il pullman. Porca puttana, due episodi che non prendo il pullman e due episodi che succedono casini, Cristo e Dio. Quindi, se dovete andare a scuola e letteralmente non volete usare il pullman, piuttosto non andateci, eh? Che poi succedono casini della madonna. Comunque io sto in live su Twitch, quando mi va, con Amazon Prime, la sub e il mando gratuito. Salutate tutti YouTube chat, perché questo dovrà andare su YouTube. E se vuoi venire tipo a stare in chat qua quando racconto le mie storielle, link in descrizione.